A volte commentare una partita di basket è molto facile. La peggior Virtus della stagione contro il miglior Barcellona della stagione. Parto dai complimenti alla squadra catalana. Monumentale in difesa e un orologio svizzero in attacco. Ha annichilito la Virtus. Sì, poi nel quarto quarto i bianconeri si sono rifatti sotto, 36 a 18 di parziale, in proiezione addirittura 144 punti. Il problema è che la partita era già finita, questa è la verità, questa è assolutamente la sostanza. Nell'ultimo quarto hanno fatto canestro tutti, Mannion, Bellinelli, Wims, Lundberg, Jaite. Benissimo, tanti complimenti, ma la partita non c'era più, questa è la verità. La partita se n'era andata per merito innanzitutto di un Barcellona, ribadisco, entusiasmante, un vero piacere vederlo giocare, ma per colpa anche di una Virtus che alla prova più importante ha completamente fallito. Processi? No, nessuno, perché la Virtus è stata costruita per provare ad andare ai playoff e il Barcellona per vincere l'Eurolega, quindi si può tranquillamente perdere, magari non così, per carità. E processi no, perché alla fine dei giochi ci siamo abituati a vedere degli andamenti che cambiano non solo da partita in partita, ma anche all'interno della stessa partita. Di sicuro il quarto quarto della Virtus è stato importante, ma il Barcellona era già in pantofole. E allora se oggi dessi dei giudizi, magari la prossima gara, quegli stessi giocatori che andrei a criticare giocheranno magari splendidamente. Dico semplicemente che tutti hanno fallito la prova e mi dispiace, il quarto quarto, se volete, onore delle armi, ma non basta, la partita se n'era già andata.